Great Big Story. La sua attività, che mestiere fa? Mi attività mestiere agricolo, io ero agricoltore, quando ero giovane. E dopo mi sono dato da fare, ho lavorato questi ultimi tempi in una ditta di costruzione e campava la famiglia. Io, signor Presidente, sono un lavoratore. Ha proprietà intestate a suo nome? No, non ho niente, non lo darei. Ha precedenti penali? Oh, questo ce n'ho parecchi, signor Presidente. La sua cattura dopo un quarto di secolo di latitanza venne chiamato Operazione Belva. È stato definito mostro e raccontato come un animale in gabbia, assetato di sangue. Salvatore Riina da Corleone, classe 1930, è stato per 20 anni e secondo alcuni è tuttora semplicemente il capo della mafia siciliana. Questo ex contadino dall'aspetto pacioso, che comunica con lo sguardo, con i mezzi sorrisi o con il solo movimento delle mani, rappresenta la cassaforte di tutti i segreti più scabrosi del bel paese, o comunque di gran parte di essi. Sa perché la Democrazia Cristiana non volle salvare Aldo Moro dopo aver chiesto l'aiuto di Cosa Nostra e chi volle il massacro di Dalla Chiesa e della moglie? Conosce i motivi che condussero alle uccisioni dei banchieri Sindona e Calvi, le dinamiche che portarono alla eliminazione del giornalista Nino Pecorelli, in retroscena del golpe borghese, perché vennero ordinati gli omicidi politici di Palermo negli anni Ottanta, chi e perché uccise i giudici Chinnici, Costa, Terranova, Ciaccio Montalto, Saetta, i poliziotti Giuliano, Zucchetto, Montana, Cassarà, Mondo, Antiochia, Agostino, i carabinieri Russo, Iovolella, Basile, D'Aleo, Guazzelli, chi fece fuori il magistrato di Cassazione Scopelliti e chi e perché fece saltare in aria il treno passeggeri rapido 904. Conosce a menadito gli affari di Cosa Nostra con la Banca Vaticana, le amicizie pericolose di Giulio Andreotti e se davvero si incontrarono e si baciarono. Poi dico, ma se un presidente Andreotti, presidente italiano, che spostarsi, signor presidente, abbiamo un'agenda, abbiamo un calendario, ci sono le prefetture, si può vedere il giorno dove era, dove non era. Ma insomma, fosse giusto, no, fosse giusto che venissero questo pentito se dice delle verità o dice delle grandissime fuggiaglierie, perché un presidente, prima che si sposta, si sa dove va, dove non va, dove non è. Conosce la storia di Marcello Dell'Utri e di una folta schiera di parlamentari siciliani, vecchi e giovani, regionali e nazionali. Conosce i canali attraverso i quali ha riciclato i suoi denari e ovviamente, essendone stato parte attiva, è uno dei pochi depositari della verità sulle stragi del 92 e del 93. È l'unico che oggi può ancora testimoniare con quali modalità e con quali patti si svolse il suo arresto e se vi fu una trattativa tra lo Stato e la mafia per fare cessare l'attacco terroristico alle istituzioni. È l'unico che può svelare quali altre manine o manone intervennero nelle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Su questi due eccidi, una sola volta in aula a Firenze, il padrino, a modo suo, ha detto e non ha detto, ma qualche indicazione, troppo presto dimenticata, archiviata, su eventuali complici esterni a Cosa Nostra, l'ha data e come.
Nel processo Falcone c'è un aereo nel cielo che vola mentre che scoppia la bomba. Questo aereo non si può trovare. Di chi è? Chi è? Ne troviamo nel processo di Borsellino. E lì, sul Monte Pellegrino, c'è l'hotel. E nell'hotel ci sono i servizi segreti. Quando succede che scoppia la bomba, i servizi segreti scompaiono, però non vengono mai citati perché si condanna a Sina. Insomma, se quest'uomo decidesse di parlare, il paese verrebbe scosso nelle sue fondamenta, perché tutto quello che Salvatore Riina conosce è tutt'oggi attuale e ancora cronaca irrisolta. Ma lui non parlerà e lo dice subito, pochi mesi dopo essere stato catturato. Siamo in corte d'assise a Reggio Calabria. Si celebra il processo ai mandanti e agli esecutori dell'omicidio Scopelliti. È il 1994. Il padrino rassicura tutti i suoi partner esterni a Cosa Nostra così, con una frase secca. Un giocattete che sono bravo, che sono a disposizione, perché non ci scrivete questi? Da allora non è cambiato un bel nulla e da qui vogliamo cominciare il nostro viaggio attorno all'ultimo padrino, al capo della cupola mondiale, all'uomo che ha cambiato Cosa Nostra e in parte anche la storia d'Italia. Quel giorno a Reggio Calabria, Riina è di buon umore, parla e scherza con i fotografi e con i giornalisti, poi traccia quella che resterà per anni ed è ancora la sua personale linea del Piave. Oggi a Mantero non ce ne sono. Non ce ne sono. La giornata è venuta troppo bene. Ma io non ho niente da parlare con nessuno giornalista e con il desidero solo che quanti giornalisti scrivono quello che è Salvatore Riina, non che si scrive mosse, che si scrive cose di bambini. Salvatore Riina faccio bambini, adora i bambini e adora tutto e tutto. Salvatore Riina è un povero esageriato della vita. Questo deve scrivere la signora. Cioè i pentiti, a me mi esagerano i pentiti dalla mattina alla sera. È uno che ha moglie e figlie, non può commettere quello che dicono questi signori pentiti, questi cioè pagati, imboccati, gestiti. Questo dovete scrivere. Da questo momento in poi il boss ripeterà come un mantra che nessuno può dire di aver mai visto Riina, parla sempre in terza persona, fare quella cosa piuttosto che quell'altra. E per quanto paradossale possa apparire per un imputato che è sommerso da un diluvio di ergastoli, accusato di aver ordinato nefandezze di ogni genere, l'unica volta che il giovane Riina venne preso con le mani sporche di sangue risale al 1949. Una sparatoria con un morto nel centro di Corleone davanti a decine di testimoni. La cosa interessante è che mentre noi su Provenzano abbiamo i pizzini, cioè degli cose scritte da lui stesso, di altri capi mafia abbiamo delle molte dichiarazioni, qualcuno ha anche scritto un libro di memorie. Invece Riina è uno che viene conosciuto soprattutto attraverso racconti di suoi avversari e di qualche suo ex seguace che si è risolto a parlare con la giustizia. Quindi dobbiamo stare un po' attenti. Questa figura del super sanguinario, del super capo, sanguinario sicuramente è stato sanguinario, ma del super capo che non ha, che fa assolutamente dell'autocrate, dell'Hitler della mafia, può darsi che poi non sia così precisa e che in realtà lui abbia dovuto trattare anche alla pari con qualcun altro, solo che questo lo do soltanto a livello di ipotesi perché in realtà ne sappiamo ben poco. Ho compreso attraverso lo studio dei processi e l'analisi dei fatti che molti uomini d'onore o capo famiglia o capo mandamento si sono serviti del nome di Riina per commettere i loro comodi nel fare omicidi e sono sicuro che evidentemente chi su Riina lo sa, ma non lo dice e non lo ha mai detto, non ne lo dirà mai, che molti omicidi sono stati commessi in suo nome e a sua insaputa, molti omicidi, specialmente dell'area del Castellammarese, dell'area dell'Alcamese
e della provincia di Trapani. Ma come, il capo della mafia, il capo assoluto che non sapeva che... Sì, prima facevano l'omicidio e poi ci dicevano, parlava male di te, diceva che ti volevano ammazzare, diceva, e allora noi lo abbiamo dovuto prevenire. Dottor Rina oggi è, ancora oggi è, di fatto il capo dei capi. Come mi diceva mio padre, e come anche io spesso ho potuto toccare con mano diretta, rimane l'unico vero mafioso eletto dall'ultima commissione chiamata a riunirsi per eleggere il suo rappresentante. L'ultimo rappresentante che è stato eletto all'unanimità dalla commissione di Cosa Nostra rimane Totò Riina, Salvatore Riina. Salvatore Riina è il più grande stragista della storia dell'organizzazione Cosa Nostra, penso della storia delle mafie. Certamente non un pazzo, certamente una persona che ha vissuto il suo essere mafioso come il perno principale della sua vita. Certamente un uomo che ha fatto sempre della spregiudicatezza dei comportamenti, a suo modo del coraggio, della decisione, della volontà e della tenacia di raggiungere i suoi obiettivi, anche criminali, il lato fondamentale del suo carattere. Un uomo che, come dimostrano anche le ultime intercettazioni ambientali, non sembra piegarsi o modificarsi nei tratti essenziali del suo carattere neppure con l'età avanzata. Noi crediamo che sia anche oggi assolutamente lucido in quello che dice, in quello che afferma, in quello che vorrebbe fare e che gli è impedito di fare o di fare agevolmente per il suo stato di detenzione al 41 bis. ...21 anni di isolamento in carcere, il regime di 41 bis non l'hanno piegato. Non ha mai perduto lucidità, non ha mai chiesto di essere trasferito in ospedale, ha sempre rivendicato il suo ruolo, la sua figura di capo, anche con gli psicologi del carcere. E in una perizia che si è fatta, una perizia medico-legale che si è fatta, lui al professore maggiordomo spontaneamente, non appena lo vide, gli disse: da qui in giù sono un uomo finito, ma da qui fino all'ultimo dei capelli sono io, sono sempre io, sono Salvatore Riina. Quindi è un'affermazione di lealtà, il perito che si presenta e non lo imbroglia fingendo malattie o fingendo cose. Giovanni Anania difende Salvatore Riina da molti anni, è un avvocato vecchia maniera che ha conosciuto molti mafiosi, a cominciare da Gaetano Badalamenti, che era difeso dal padre. A casa sua, a Cinisi, paese marinaro a pochi chilometri da Palermo, il bandito Giuliano fece capolino un paio di volte per chiedere consulenza legale al padre. Insomma, è un uomo che ha conosciuto la mafia, vecchia e nuova, e che tuttavia è sempre solo rimasto un avvocato. Secondo Anania, tutto comincia quando Riina capisce che le famiglie di Palermo hanno deciso di eliminarlo. Siamo sul finire degli anni 70 e il corleonese viene invitato ad un pranzo dal boss palermitano Stefano Bontade. Riina è stato intelligente perché ha subdorato e mandò due persone al suo posto che sarebbero state Pippo Gambino, Giuseppe Giacomo Gambino e Raffaele Ganci, i quali andarono loro all'appuntamento e videro che gli alberi, i limoni e cose, sotto ogni albero c'era appostato un uomo armato di fucile che avrebbero dovuto sparare, che avrebbero dovuto uccidere Riina. E allora a questo punto lui si è dovuto salvaguardare nascondendosi. Ha fatto una mattanza però poi.
Sì, ma una volta che scoppia una guerra, le conseguenze sono sempre quelle. Le stragi della cosiddetta seconda guerra di mafia all'inizio degli anni Ottanta non hanno nessun altro parallelo nella storia della mafia stessa, sia siciliana che americana, e direi nemmeno in quelle di altre forme di criminalità organizzata italiana, rimandano più su una specie di dimensione sudamericana. Centinaia di omicidi, stragi, tragedie e intrighi. Come ha potuto un solo uomo incarnare tutto questo? Com'è stato possibile che all'interno dell'organizzazione nessuno abbia provato a fermarlo? Per Salvatore Lupo, ordinario di storia contemporanea all'Università di Palermo, tra i massimi studiosi del crimine organizzato, è proprio questo l'aspetto centrale della figura di Salvatore Riina, che ne fa un boss sui generis. In 150 anni di storia, Cosa Nostra non aveva mai visto un uomo solo al comando. La mafia si inserisce in certi interstizi della società, non pretende di dominarla. La mafia, come tutte le criminalità organizzate. Invece, nella vicenda di Cosa Nostra sotto Riina e del gruppo di Corleonesi sotto Riina, noi vediamo una straordinaria volontà di dominio, in cui il terrore è la componente non principale ma quasi unica. Spesso la violenza di Riina è apparsa controproducente, nel senso che per ognuno che è stato ammazzato alla fine la stretta repressiva si è fatta più forte, un effetto che era facile calcolare. Ecco, come mai non è stato calcolato questo effetto? Che pure la mafia ha sempre avuto, come diceva bene l'epoca fa, l'intelligenza per capire questo. È assolutamente evidente che all'interno della mafia c'era moltissima gente che, sulla base di un calcolo più razionale e più tradizionale anche, capiva che la mafia, che era sempre stata sottostruttura del potere ufficiale, non poteva atteggiarsi a gruppo rivoluzionario, sovversivo, terroristico, anarchico, perché non lo era e non avrebbe funzionato così. Però esiste quello che io chiamo la vertigine del successo. Non credo che si possa dire che non ci sia stata una reazione o un tentativo di reazione. È stato più forte di tutti i tentativi di reazione, ha giocato sempre d'anticipo, precorrendo i tempi, dimostrandosi strategicamente più furbo, più pronto, più spregiudicato rispetto a tutti quelli che in Cosa Nostra si potevano anche contrapporre a lui. Nonostante il 41 bis, le risultanze processuali sicuramente obiettive, intercettazioni ambientali di qualche anno fa dimostrano che almeno fino al 2005-2006 i capi di Cosa Nostra e Libertà, all'epoca lo stesso Provenzano, per prendere determinate decisioni strategiche dovevano ottenere l'avallo di Salvatore Riina, nonostante Salvatore Riina fosse detenuto da più di 12 o 15 anni. Nino Di Matteo, pubblico ministero di Palermo, ha incrociato Riina in diversi processi e non è molto amato dal padrino. Riina non lo sopporta proprio e nelle ultime intercettazioni ambientali captate in carcere dice che gli vuole fare la fine del tonno, proprio come fece con Falcone. Io ce la faccio finire peggio di giudice Falcone. Di Matteo, con i suoi colleghi Teresi, Del Bene e Tartaglia, sostiene la pubblica accusa nel processo sulla presunta trattativa tra lo Stato e la mafia. Anche Di Matteo, come vedete, ha rinunciato alla sua libertà per condurre una battaglia di liberazione dalla mafia. Vive super scortato e pensa che il padrino non abbia rinunciato alla sua linea di attacco allo Stato. È un uomo, da quelle intercettazioni viene fuori questo, che rimpiange quel passato stragista e auspica che l'organizzazione mafiosa alla quale lui ha dato tutto e darebbe tutto riprenda quella strategia.
secondo Massimo Ciancimino, personaggio complesso e per alcuni ambiguo, figlio del sindaco mafioso di Palermo, Riina si rivolge ad interlocutori esterni a Cosa Nostra, ad apparati deviati dello Stato, e da loro carta bianca per uccidere Di Matteo. Da carta bianca, dite, se la volete sistemare in un altro, io l'aiuto processuale ve lo do, dico che non c'entra niente con la trattativa, dico che Falcone l'ho fatto io, dico che Borsellino, anche se a volte su Borsellino dice sono io, non io, cioè, a volte pure, insomma, l'età è anche... E di fatto poi gli dice, fate questo, se lo volete fermare in altre maniere, sappiate che io ci sono sempre. Fermatelo, fategli fare la fine del tonno, ammazzate quello che volete fare, io ci sono. E chi lo dovrebbe realizzare oggi? Chi c'è all'altezza fuori per poter fare una cosa di questo genere? Che potrebbe organizzare un programma? Chi c'è? Questi piccola criminalità che fanno le estorsioni, che rompono le scatole alla cittadinanza, e chi se che viene in bustine. Fare una cosa eclatante come... Certo, chi se una cosa di alto professionismo, una cosa di alti professionisti, non è una cosa che può organizzare questo, chi... Per quello che posso capire, le intercettazioni, ad esempio, che abbiamo citato prima, dimostrano che è proprio... Questi qua sono uomini di un'altra epoca. Poi, speriamo che quell'epoca o una analoga non debba tornare. Avverte qualche rischio da questo punto di vista? No. Non capisco bene come si possa avvertire un rischio di questo genere quando non c'è nessun indizio. No, appunto. E nessun indicatore. No, perché qualcuno che grida tutti i giorni al lupo c'è. Non le dico altro, perché poi dopo, siccome non ho la palla di cristallo, se dovesse poi invece succedere che qualcuno di questi criminali sanguinari riattizzi fenomeni di questo genere, io voglio essere dalla parte della legalità e della difesa della Repubblica. Quindi, e della difesa della Repubblica, della vita dei suoi funzionari, dei suoi magistrati, eccetera, eccetera. Adesso gridare al lupo tutti i giorni mi sembra una forzatura. Da tempo a Palermo c'è una spaccatura nella società civile, una polemica a tratti aspra che vede da una parte un gruppo di intellettuali che reputa un errore giuridico e storico il processo sulla trattativa e considera poco credibile lo sfogo rabbioso del boss, dall'altro i magistrati che conducono le indagini e che dal loro osservatorio la pensano in modo completamente differente. Questa polemica affonda le radici negli anni Ottanta, quando Leonardo Sciascia scrisse un articolo sul Corriere della Sera sui professionisti dell'antimafia. Fece scalpore l'attacco al giudice Borsellino, con il quale poi si chiarì, ma la questione da allora è rimasta in campo ed è ancora oggi una ferita aperta. Ma trincerarsi dietro l'annosa polemica, dicono i magistrati, significherebbe sottovalutare le minacce di Salvatore Riina. Noi, fino alla prova del contrario, che non abbiamo, riteniamo che quelle esternazioni di Salvatore Riina siano spontanee. Si deve vedere se eventualmente altri, eventualmente anche il suo interlocutore, potesse invece essere messo lì per controllarlo e quasi eventualmente per provocarne queste reazioni. Ma queste reazioni ci appaiono, fino alla prova del contrario e fino a questo momento, come spontanee, rabbiose, e ci disegnano in fondo quello stesso Salvatore Riina che ci veniva fuori dai processi, che ci veniva fuori dalle descrizioni di tanti collaboratori di giustizia che con lui o per lui hanno commesso delitti e che sembrano descriverlo nella stessa maniera, anche con gli stessi accenti caratteriali che quelle intercettazioni denotano. Fino alla prova del contrario, noi non crediamo che Salvatore Riina stesse recitando una parte.
contrariamente a quanto si crede, non è vero che Don Totò non ha parlato. L'ha fatto, e come? Spesso ha preso la parola nei processi che lo vedono imputato e l'ha fatto a viso aperto, come se tra lui e i PM e i giudici non vi fosse alcuna differenza. La loro parola contro la sua. Guardate questi due scambi, prima con l'allora procuratore aggiunto di Palermo Guido Loforte, poi con la giudice all'atere, sempre nello stesso scenario del processo per gli omicidi del presidente della regione siciliana Pier Santi Mattarella, del segretario del PC siciliano Pio La Torre e del segretario provinciale della DC Michele Reina, assassinati all'inizio degli anni Ottanta a Palermo. Salvatore Reina depone un mese dopo. Senta, lei quando ha rifiutato il confronto, cioè ha rifiutato di sottoporsi al confronto, ha detto: io non voglio essere sottoposto a confronto con Buscetta perché non è della mia statura, è uno che ha troppe amanti. Ma lei che cosa ne sa? Non ho detto amante, ho detto anche tante mogli. Tante mogli, tante donne, vabbè. E io posso dire... E che ne sa lei? Io posso dire che l'ho letto nei giornali, perché tutte le riviste, tutti i giornali le portano. Poi, signor Presidente, come mio nonno, parto di mio nonno, che io quando mi riferisco di moralità passo dalla mia famiglia. Mio nonno è rimasto vedovo a 40 anni e aveva 5 figli con papà. E non ha cercato più moglie, non ha sposato. E mia madre è rimasta vedova a 36 anni, quindi noi viviamo nel nostro paese di correttezza morale. Lei aveva chiesto il confronto con tutte le persone. Aveva chiesto, ora ho letto queste cose, signor giudice, non voglio fare più confronti con questo signore. Cosa è successo nel frattempo, da quando è stato interrogato la prima volta ad oggi, perché lei rifiuti questo... Signor giudice... E decida di non discolparsi, quindi dalle accuse... Signor giudice, io sono pure anche... ho diritto a non rispondere, non voglio rispondere, non... è un mio diritto, non è che lei mi può imporre di rispondere. Nessuno le può imporre di non rispondere a Buscetta. Signor giudice, non è che insiste, perché lei non ha niente da insistere. Io l'ho pregato che non voglio fare il confronto, ho il mio diritto e quindi mi attengo al mio diritto di non fare il confronto. Come avete visto, il presidente della corte, Agnello, stringe con vigore il braccio della collega, un gesto istintivo, paterno, che ovviamente non impedirà al presidente e alla sua corte di condannare all'ergastolo il padrino. Ma l'episodio è rivelatore del livello di tensione che c'è in aula in quel momento. Si tratta del confronto tra il capo dei capi e il veterano dei pentiti, Tommaso Buscetta, che replica così al capo mafia. Io ho il diritto di parlare? Certo, può dire tutto quello che vuole e puoi chiedergli tutto quello che vuole. Io questo signore lo conosco, lui ha deciso tutti gli omicidi che sono successi nel siciliano, tutti, anche quelli della provincia, di altre province, non solo della provincia di Palermo. Reina, non sono più solo io che parlo, adesso è una marea di gente che parla. Mafia è finita. Rina, lei può non rispondere, però se si diverte o partecipa alla corte perché si diverte o non si diverte. Non commento. Poi fissa alcuni paletti, si sfila dal traffico di droga. Non mi sono mai interessato di droga, perché se mi avessi interessato di droga, mia moglie non avesse bisogno di stare in una casa da mia suocera di 4 mesi quaciati e di farsi campare di mia suocera. Io non conosco queste droghe, queste cose che fanno tanto male ai bambini, ai vecchi, a tutta l'umanità. Ho capito. Quindi la prego, signor Presidente, io non mai, io ho fatto solo l'agricoltore, il contadino, lavorando onestamente, io e la mia famiglia, cioè i miei genitori, i miei nonni, signor Presidente. E infine dice che non ha fatto associazioni con nessuno, che i pentiti sono gestiti e io sono come Tortora, paragone francamente. Sì.
25 anni di latitanza, tutti trascorsi tra Palermo, Trapani e Mazara del Vallo, sempre con accanto questa bella signora, la Lady di Ferro di Cosa Nostra siciliana, Antonietta Bagarella, la maestrina di Corleone, che con Don Salvatore si è sposata in clandestinità e gli ha dato 4 figli, tutti concepiti durante la Grande Fuga. Angelo Iannone è stato comandante della Compagnia Carabinieri di Corleone dall'88 al 91 e ha dato la caccia a Rina e alla sua famiglia, le protezioni del boss. Come ha fatto la stessa donna a partorire per ben 4 volte nella stessa clinica senza che nessuno se ne accorgesse? È indubitabile, questo è innegabile, che Rina, attraverso circuiti di professionisti legati in qualche modo a forme più o meno deviate di massoneria, primo tra tutti Giuseppe Mandalari, godesse di una serie di consapevoli o inconsapevoli appoggi istituzionali, burocratici e così via. Era un clima diverso, era una Palermo diversa, era una Palermo indifferente sicuramente a questi problemi, in cui potevano maturare queste forme di protezione. Con lui in prigione, donna Ninetta è diventata il perno della famiglia. Amore profondo, indissolubile, quello tra Totò e Ninetta. È lei che alleva i 4 figli, li fa studiare privatamente e li riporta a Corleone la sera stessa dell'arresto, lasciando questa villa diventata poi luogo tra i più misteriosi della storia di mafia. I carabinieri non la perquisirono subito e una squadra di picciotti agli ordini del fratello di Ninetta, Leoluca Bagarella, ebbe il tempo di ripulirla di ogni traccia e di portare via perfino la cassaforte. I processi che ne sono scaturiti hanno escluso finora responsabilità da parte degli ufficiali dei carabinieri, il padrino e i suoi affetti. C'ho una moglie, c'ho 4 figli, c'ho 4 gioielle di figli. C'ho 4 gioielle di figlie, lo scrivo, 4 gioielle di figlie e una moglie giovanissima. Non fuma, non beve, non ha vizi di gioco, di carte, di cose, non l'ho mai saputo, non l'ho mai sentito, manco a tombola credo, no, di altre passioni. Quindi le cose che lei chiede sempre della famiglia, insomma, di avere sì, notizie della bene, famiglia. Il bene supremo di Rina e la moglie, i figli, e ha preso tanto dispiacere per le condanne dei 2 figli, tante cose. Lui avrebbe preferito forse che non facessero, che non pigliassero questa strada. Beh, poteva impedirlo però. Ma come si può impedire a dei figli, a dei ragazzi di chiedere ora di fare qualche cosa o di non fare qualche cosa? I 2 figli maschi di Don Salvatore non hanno scelto di fare altro rispetto al padre e le conseguenze sono state nefaste. Giovanni è in carcere da diversi anni e ci resterà a lungo, visto che è stato condannato in via definitiva alla pena dell'ergastolo per omicidio. Suo fratello, Giuseppe Salvatore, sta finendo di scontare da libero, ma con l'obbligo di residenza a Parma, una condanna ad 8 anni per associazione mafiosa. Poi ci sono le 3 donne di casa, le figlie Lucia, Maria Concetta e la madre Ninetta. Antonietta Bagarella è una donna per certi aspetti straordinaria, una donna per certi aspetti straordinaria se pensiamo che è una donna che per amore ha rinunciato ad una sua vita, un amore forte, ammirevole, un po' da questo punto di vista i coniugi Rina non sono molto diversi dalla generazione di molti dei nostri genitori, no? Certo. Questi amori duraturi, forti, solidi. Ma com'è stato possibile che una famiglia così numerosa sia rimasta nell'ombra, si sia resa invisibile per un tempo così lungo? La risposta
più semplice che le possa dare, questa gente è rimasta a lungo latitante perché nessuno l'ha mai cercata. Negli anni 70 sicuramente non li cercava nessuno, all'inizio degli anni 80 non li cercava nessuno. Il maxi processo fu il momento in cui cominciarono ad andare in galera, quindi è interessante questo, col maxi processo non solo furono per la prima volta processati e condannati, ma anche furono per la prima volta cercati e catturati. Che Riina non sia stato ricercato è un falso, perché a cominciare potrei andare anche indietro nel tempo, ci sono state una serie di mancate occasioni, e che problema che la cattura di un latitante si vede quando il latitante è ammanettato, no? Tutto quello che viene fatto prima, fino a quando non c'è quel momento, non dà visibilità. Nel 74 Riina ha sfiorato l'arresto con un intervento brillantissimo dei carabinieri a Piazzetta San Lorenzo, in un appartamento destinato ai coniugi Riina in ritorno dal viaggio di nozze. Purtroppo ci fu un intervento eccessivamente tempestivo, tratti in inganno i carabinieri da una luce che si era accesa nell'appartamento, intervennero e vi trovarono invece Leo Luca Bagarella, anche lui latitante. Ci fu un altro mancato arresto nell'84, quando ancora una volta intervennero in un appartamento a Palermo i carabinieri e non trovarono Riina, ma trovarono un altro membro di Cosa Nostra importante, un altro latitante importante di Cosa Nostra. E poi ci sono state le indagini condotte dalla fine degli anni 80 in avanti con Giovanni Falcone, da me per esempio, cioè dalla compagnia Carabinieri di Corleone, che poi è lo stesso filone che sarà ripreso da Sergio De Caprio, quindi dalla squadra di Ultimo, e che porterà a Via Bernini e quindi all'arresto di Riina. Proprio in questo punto, il 15 gennaio del 1993, Salvatore Riina venne arrestato. Si trovava a bordo di una Citroen grigia, guidava Salvatore Biondino, un suo fedelissimo. Vennero affiancati da due auto dei carabinieri e il boss venne portato via in pochissimi secondi. Nessun palermitano ha assistito a questa cattura, nonostante questa zona sia trafficatissima. Il tema della famiglia ritorna nel confronto con il pentito Giuseppe Marchese, uno dei giovani che il padrino aveva allevato, uno di famiglia. È l'unica volta che Salvatore Riina perde la calma. Prima lo corregge sul nome dei suoi figli. Ne ho tre figli e si chiama Lucia. Io la quarta si chiama Lucia, la più piccola, signor Presidente. Quindi, come vede, lui non sa, lui parla... Tu parli per sentito dire, perché venivano a colloqui i miei cognati, tu parli perché ti raccontavano qualche cosa lì i familiari. Ma io a te non ti conosco, non ti ho visto, non so di queste ville. Poi lo invita a non essere maleducato. Per fare dice, Penuzzo dice, se fossimo qua, scusate l'espressione alla corte, se fossimo qua, ci dico più una quadrata, ci non razzi, ci l'hanno portato. Ha seducato, un parolo bastaso, ha seducato. Io ho chiesto, alla corte, io ho chiesto alla corte. Lei non dice proprio niente. Nel corso di tutto il confronto Marchese darà sempre del vossia al padrino, ma non gli farà sconti e lo accusa di avere soggiogato suo fratello Antonino, uno dei killer più fedeli del grande capo. E Bassia proprio là si appoggia, perché io Bassia lo sape, mio frate, che cosa fa per Bassia. Che cosa fa per me? Si taglia pure i vine e si fa ammazzare. Alla fine il boss recupera la calma. Accusare è una cosa per te troppo facile, troppo cosa. Ti direi solo per dire, io non ti ho visto mai, non ti conosco. Tu se pensi che vai bene così, continua sulla tua strada, continua. Io non so per quale motivo tu fai tutto questo, ma che i motivi non lo so. Anche Riina può essere accompagnato al suo posto. Con Riina al comando si è verificato un altro passaggio epocale. Negli anni 60 e ancora negli anni 70, fino ai primi anni 80, Cosa Nostra andava a braccetto con la politica.
sedeva nei salotti buoni di nobili e borghesi siciliani. Il Corleonese cambia i rapporti di forza, impone la sua legge anche alla politica e infatti fa uccidere Lima e Ignazio Salvo. Poi a Reggio Calabria, 16 mesi dopo essere stato arrestato, se la prende con coloro che reputa responsabili dei suoi guai. Per lui sono tutti comunisti. Io e il governo dico che uno vale l'altro, un governo vale l'altro, i governi sono tutte le stesse. C'è solo uno strumento politico del signor Violanti, ma però c'è sempre il partito, cioè io sono i comunista che portano avanti queste cose. Signor Violanti, signor Caselle da Palermo, cioè tutto una combriccola, tutto quello che gira attorno a queste cose, portano avanti queste cose. Questo c'è, di questo governo questo. Se debbono guardare di questi attacchi, cioè comunisti. Ogni volta che si parla dei rapporti tra Cosa Nostra e la politica, Riina si ritrae, cade dalle nuvole. Avrebbe volentieri ucciso anche Vito Ciancimino, che però godeva della protezione dell'altro capo corleonese, Bernardo Provenzano. Come mai suo padre è rimasto vivo? Riina non ha deciso di ammazzarlo. A parte che Riina ha chiesto tante volte. Ovviamente si trovava di fronte un Provenzano che, oltre a opporsi, cercava di spiegargli il ruolo essenziale di mio padre. Mio padre era un anello di congiunzione in tante situazioni. Mio padre discuteva con Riina come poteva discutere con Gradi, come poteva discutere con la massoneria, con la Chiesa, con le istituzioni, con istituzioni deviate, con la politica, con l'imprenditoria. È un anello di congiunzione, un anello di garanzia di un sistema. Riina era, anzi si dice, c'è un passo che si dice, che era diffidente nei confronti di Ciancimino. Era diffidente come era diffidente di tanti altri uomini politici e di tanti altri potenti come i cugini Salvo. Massimo Ciancimino ha conosciuto personalmente Salvatore Riina quando andava a trovare il padre a casa. Tra i due non correva buon sangue e Riina ogni volta usciva infuriato dagli incontri con Ciancimino, tanto da prendersela con chi lo accompagnava. Viene lì per un uomo di 1,80 m, lo sbatte in ascensore e gli dice: se la prossima volta io ti dico accompagnami da Vito, perché poi lo chiamava ingegnere quando era di fronte, lo chiamava Vito, e tu mi ci porti, io ti ammazzo con le mie mani. Anche se te lo chiedo io, tu non mi ci devi più portare qua. Quindi usciva infuriato. Una bestia, ma era la tattica di mio padre. Lo conosceva. Massimo Ciancimino è uno dei testimoni chiave della presunta trattativa tra lo Stato e la mafia. Suo padre ne fu il protagonista. Lui ha prodotto il papello, la lista delle richieste fatte da Cosa Nostra allo Stato per fare tacere le armi tra il 92 e il 93. E questo è un dato certo. Poi Ciancimino Junior è entrato in un groviglio giudiziario che di volta in volta l'ha visto accusatore e accusato, come nel caso della calunnia nei confronti dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro. Ma soprattutto, ne sono convinti in tanti, avrebbe riciclato i soldi del padre e per occultare questo tesoro avrebbe parlato della trattativa. Ma la domanda vera è una soltanto: questa trattativa tra Riina e uomini delle istituzioni ci fu oppure no? O si trattò soltanto di ragion di Stato? No. Non ci fu? Non ci fu. Non ci fu questo dialogo dello Stato. Poi il colonnello, sappiamo che il colonnello Mori è andato a trattare con Ciancimino. Ciancimino non era un latitante, quindi non esiste nessun reato nella trattativa tra il colonnello Mori e Ciancimino. Bisogna vedere che cosa si sono detti. Certo. Se si sono detti cose illecite o hanno deciso insieme cose illecite, allora bisogna dimostrare che... Però l'opinione pubblica deve sapere cosa che
di cui è stato tenuto, direi, all'oscuro, che il reato di trattativa nel codice penale non esiste. Certo. E credo, dopo tutto quello che abbiamo detto, sia ben chiaro che è così, e per fortuna che è così, perché se no chiunque, qualsiasi investigatore sarebbe paralizzato, perché basta che parla con un mafioso e diventa reo di qualche reato. Certo. Aggiungo che se per caso fosse vero che una trattativa ha impedito un catastrofico attentato allo Stadio Olimpico, dovrebbero forse dargli una medaglia se questo veramente è avvenuto, e che non è avvenuto nemmeno questo. Si dice, beh, ma se non ci fosse stata quella trattativa probabilmente ci sarebbe stata la strage dell'Olimpico. Allora, se abbiamo evitato la strage dell'Olimpico, abbiamo evitato dei morti, quindi lo Stato ha fatto bene a trattare con la mafia. Gliela riassumo in maniera, diciamo, un po' artigianale, però... Io in maniera altrettanto artigianale le inizio a rispondere che lo Stato non deve mai trattare con la mafia, perché altrimenti la riconoscerebbe come un potere, e riconoscere da parte di un... di uno Stato un potere criminale come proprio contraltare, credo che sia criminale. Passando invece ad una disquisizione meno artigianale, mi consenta di questa battuta, le dico che in alcune sentenze, anche definitive, in particolare quelle delle corti di assise fiorentine, c'è scritto che al di là delle intenzioni di chi ha contattato Vito Ciancimino, di chi ha iniziato questo dialogo a distanza con la mafia, quel dialogo ha rafforzato l'intento criminoso e stragista di Cosa Nostra. E questa l'ottica che è dipinta dalle sentenze definitive degli attentati del 93, è questa l'ottica che lo stesso Salvatore Riina, ce lo dicono altri pentiti appartenuti alla commissione provinciale, quindi che si sedevano attorno al tavolo con Totò Riina, Brusca, Cancemi, aveva e adottava quando diceva: ci vuole un altro colpetto, ci vuole un altro colpetto per indurre lo Stato a ancor più miti consigli. Non parliamo di trattativa, parliamo di rinegoziazione di vecchi accordi che avevano mantenuto degli equilibri. Si vuol far però focalizzare il tutto, la responsabilità, sempre su Cosa Nostra. È come se Cosa Nostra nel 92 fosse stata l'unica organizzazione, criminale o non, che di fatto aveva perso i propri referenti. No, non è che i propri referenti l'aveva perso solo Cosa Nostra, l'aveva perso il sistema Italia. Falcone, dopo l'omicidio Lima, ha dato la chiave di lettura. L'aveva detto: qua si è rotto il giocattolo. È un messaggio chiaro. È stato il grande segnale che purtroppo è stato sottovalutato da tutti. La fallita strage dello Stadio Olimpico doveva essere compiuta il 23 gennaio del 1994 per colpire i carabinieri. Ma il telecomando fece cilecca e l'auto imbottita di tritolo, che era stata piazzata nei pressi dello stadio, per fortuna non esplose. Riina, secondo Ciancimino, che riferisce i racconti del padre, stava cominciando a dialogare con soggetti nuovi. Riina sta cercando di dialogare con qualche altro. È là che mio padre percepisce la paura, perché capisce bene il limite di Riina. Infatti dice: chi si sta riempendo, che se già si è bevuto la minchiata del maxi processo, figuriamoci che gli hanno promesso quest'altro, lo fanno senatore a vita. Che cazzo gli hanno promesso? Certo. Che questo sta alzando così il tiro. Dopo Capaci è preoccupato, per cui riceve De Donno, e da lì inizia quella che è la rinegoziazione degli accordi. Finisce qui il nostro viaggio attorno all'ultimo padrino di Cosa Nostra. Finisce qui con una rassicurazione per tutti gli amici degli amici. Tranquilli, lo zio Totuccio i suoi segreti non li svelerà mai, purtroppo. Io sto isolato da tutti. A me mi fanno fare una vita da cane, ma anche i cani sono trattati come sono trattato io in carcere. Io avevo 16 mesi, 17 mesi, isolato da tutto e da tutto. Ogni tanto mi si attacca una televisione e poi mi si sta 7 mesi, 8 mesi perché mi devo pentire. Io non ho niente da pentire, è inutile che mi trattano così. Io non ho niente da pentire. Se avessi cose da pentire, me ne pentirei. Il pentito non l'ho fatto perché non ho niente da pentire.
This is Great Big Story.